Il 12 dicembre del 1969 è ricordato come uno dei momenti più drammatici della storia repubblicana d'Italia. In quella data, un gruppo di terroristi di estrema destra pose 5 ordigni, rispettivamente 3 a Roma e 2 a Milano. Ben 4 esplosero, mentre uno non funzionò per problemi tecnici. 3 ordigni erano stati messi a Roma. Esplosero tutte e tre, causando feriti e danni materiali. Ma quello che è passato alla storia fu una bomba messa nella filiale della Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano. Si era nel tardo pomeriggio, ancora l'istituto di credito non era chiuso ed era affollato di gente che veniva soprattutto dalla provincia. Morirono sul colpo 13 persone, 92 rimasero ferite. Quattro di quest'ultime sarebbero morte nei periodi successivi a causa delle ferite riportate. L'episodio si colloca in un momento particolare. Innanzitutto è il culmine di un'escalation. Nel corso del 69, infatti, erano già state piazzati 13 ordigni, di questi 6 non erano esplosi, ma 7 sì, creando un certo numero di feriti e facendo nascere nel paese una certa tensione. Tensione che va a collocarsi in un momento particolare, poiché le proteste studentesche dell'anno precedente ancora non si sono sgonfiate, per di più a partire dall'autunno sono scesi in campo gli operai per chiedere più democrazia e dei miglioramenti per quanto riguarda il posto di lavoro, il salario, la sicurezza e così via. Le forze dell'ordine scendono in campo per fronteggiare le manifestazioni e in molti casi si arriva a veri e propri scontri piuttosto cruenti. Le indagini sulla strage di Piazza Fontana partirono immediatamente con il piede sbagliato. Da parte dell'ufficio affari riservati del Viminale, all'epoca diretto da Federico Umberto D'Amato, arrivò una direttiva per gli investigatori, ossia quella di privilegiare la pista anarchico-insurrezionalista. Seguendo questa traccia, furono arrestati un gruppo di giovani, tra cui Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. L'indagine in questo senso si rivelò un buco nell'acqua che ebbe anche un risvolto tragico, in quanto Giuseppe Pinelli, pochi giorni dopo il fermo, morì in circostanze tragiche precipitando dal quarto piano del Palazzo della Questura di Milano. Successivamente però iniziarono ad emergere elementi nuovi, anche se furono spesso coperti e insabbiati, ossia il coinvolgimento di una cellula di un movimento di estrema destra, Ordine Nuovo. Era la cellula Veneta, i cui elementi di spicco erano Franco Freda e Giovanni Ventura. Ci vollero più di 36 anni di processi per arrivare ad una conclusione, e la conclusione sostanzialmente sarà parziale. Nel 2005 la Suprema Corte di Cassazione sancì che gli ideatori del piano delle bombe a Milano e a Roma erano gli stessi Franco Freda e Giovanni Ventura. Tuttavia, non poterono essere puniti per il loro crimine, in quanto per la stessa accusa erano già stati processati e assolti in via definitiva nel 1987. Non è mai stata fatta chiarezza sull'esecutore materiale che mise la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana e i familiari delle vittime si sono dovuti accontentare soltanto di verità parziali.
Thank you.